Stanno rientrando in campo Lecce e Inter per il secondo tempo di questa gara di ritorno negli ottavi di finale della Coppa Italia. Il Lecce è in vantaggio sull'Inter 1-0. Gol nel primo tempo su calcio di rigore trasformato da Lucarelli e concesso per atterramento di Balleri. Ci sarà sicuramente almeno un cambio nell'Inter, perché abbiamo già visto qui in postazione insieme a Sandreani Recoba, che sarà dunque la novità dell'Inter per il secondo tempo. Lecce nella classica maglia strisce giallo-rosse, confermato dal quarto uomo il cambio, fuori Macellari e dentro Recoba, sì, per l'Inter. Inter che era scesa in campo con Ballotta in porta, Domorò, Blanc, Cordoba, Macellari, Vampeta, Di Biagio, Farinós, Seedorf, Shukur e Kin. Ora dunque fuori Macellari, dentro Recoba, dunque aumenta il potenziale offensivo dell'Inter, ma vedo un cambio anche nel Lecce, me lo confermi Beppi? Mi sembra di vedere, sì, Conticchio, se infatti, non sbaglio. Infatti Conticchio è in campo Conticchio, ma c'è anche Piangerelli c'era anche prima, fuori Matteo. Sì, mi sembra, sì, Conticchio, sì, al posto di Matteo, no? Esatto, sì, mi sembra proprio confermato così. Dunque due novità per quanto è possibile distinguere qui. Inter in completa tenuta bianca, a Seedorf, uno dei più attivi, vero Sandreani, nell'Inter del primo tempo. Sì, sicuramente si è mosso molto, nonostante avesse un uomo che lo marca tutto campo, è stato quindi molto attivo, sempre presente nel vivo del gioco, è andato anche un paio di volte sul finale del tempo in conclusione. Vediamo come i cambi tattici cambieranno lo scacchiere della partita. Se il Lecce non avrà nessun cambiamento, perché comunque il Conticchio prenderà le stesse mansioni di Matteo, vediamo l'Inter come si sistemerà. Dunque Conticchio per Matteo, che peraltro aveva ben figurato a nostro avviso, tu confermi? Sì, ha giocato una buona gara, probabilmente Cavallini Lecce in attacco ha voluto in mettere forze fresche. Eh sì, perché ha speso tantissimo, non si è fermato mai. Viali, lancio per Lucarelli, Ballotta, Conticchio per Matteo, Recoba per Macellari. Allora tutto cambiato lo scacchiere dell'Inter. Seedorf gioca a destra in posizione di mezzala destra con Vampeta esterno, Recoba è andato a giocare attaccante di sinistra, risponde il Lecce con tutte marcature personalizzate, Viali passa libero, Maluscia è uomo su Akan Shukur, Suarez è uomo su Recoba e Piangerelli che si occupa di Seedorf, almeno per quanto è possibile vedere in questa fase iniziale della ripresa. E quindi di conseguenza uno dei centrocampisti va su Seedorf, che sta giocando al posto di Vampeta in posizione di mezzala destra. C'erano ben 14 assenti nell'Inter per la gara di andata, che ha visto l'impiego in contemporanea dall'inizio di Recoba, Colombo e Kin. Ora Kin, Shukur, Recoba, Lucarelli. Colonnello e Vampeta, Di Biagio. Shukur, Kin, Savino mantiene la calma. Juarez, Balleri, aggiramento di Domorò, cross, Recoba in tuffo, Domorò che è rimasto nella stessa fascia del rettangolo di gioco, naturalmente in direzione contraria, ha spinto molto sul versante di destra nel primo tempo. Ora per questo inizio di ripresa vediamo Domorò a sinistra al posto di Macellari. Sì, di contro il Lecce ha accentuato il suo atteggiamento difensivo, adesso ci sono tre marcature uomo in difesa. Kin subito per Recoba, sinistro di Recoba, non concede nulla a Savino. Balleri, giocatore che Sandreani conosce molto bene. Sì, un giocatore che ha fatto benissimo con me a Padova e attraverso
due campionati esaltanti, è riuscito ad andare alla Sampdoria, giocatore di grandissima forza fisica. Ma com'è vero che nessuno negli allenamenti, nel precampionato, riusciva nella fase di preparazione a stare dietro a Balleri? No, Balleri ha delle risorse fisiche veramente sensazionali, sul piano della corsa medio-lunga è veramente un grandissimo fondista. Blanc, anticipo con eleganza, poi il lancio per Seedorf, in ritardo Piangerelli. Seedorf, un'occhiata a centrare, a parte il traversone, Viali in acrobazia, Conticchio, Balleri, Vugrinez. Finora si è visto molto meno rispetto alla gara d'andata. Ha dovuto lavorare molto sulla difensiva, doppiando i suoi compagni di centrocampo, quindi si è sacrificato molto per la squadra. Seedorf, sembra un altro passo rispetto a Piangerelli, il cross è importante, vale il calcio d'angolo dopo il colpo di testa di Malusci. Cavasin appare preoccupato. Beh, ci sono tantissime marcature cambiate, la squadra ha un'altra disposizione in campo. E si deve riassestare. Si deve riassestare, ma soprattutto ha cambiato il libero e ha cambiato lo stopper. E c'è il sinistro di Recoba dalla bandierina sul primo palo a cercare lo schema con Cordoba. Farinos deve recuperare il Ballotta, ancora per Farinos. Come ti sembra l'inserimento di Farinos nella realtà del campionato italiano, del calcio italiano? Il campionato deve ancora cominciare. L'adattamento è stato buono, mi sembra che adesso è in una pausa di riflessione, anche perché il campionato italiano è molto differente da quello spagnolo, soprattutto in certe zone di campo, e quindi è in una fase di studio, direi. Però il valore del giocatore è indiscutibile. Tu scommetteresti, gireresti sul rendimento di Farinos? Sì, è giovanissimo, ma già temprato agonisticamente, molto bravo tatticamente e anche tecnicamente per essere un centrocampista. Anche perché poi viene da una grandissima squadra e da una realtà in cui non si scherza né sul piano tecnico né agonistico, no? Senza dubbio. Bella questa immagine, hanno liquidato la faccenda con un sorriso Lucarelli e Blanc. Colonnello, c'è entusiasmo da parte del pubblico giallorosso, una squadra che sta dando grandi soddisfazioni in questa Coppa Italia dopo aver eliminato il Cosenza 2-0 fuori casa, 1-1 in casa. Grande prestazione del Lecce. Almeazza, intanto ci sono problemi per Kin, se ne è accorto l'arbitro che è Rosetti, che chiede l'intervento di medico e massaggiatore. Siamo al sesto minuto della ripresa. Dicevo che l'Inter di fatto passa con una difesa a tre composta da Blanc centrale, Cordoba a destra e Domoro a sinistra, in quanto Vampeta, che fa l'esterno di destra, praticamente si è posto sulla linea dei centrocampisti, questo appunto per sfruttare la superiorità numerica già evidenziata nella fase finale del primo tempo. Vampeta è giocatore che, a differenza di Domoro, può essere molto importante nel sfondare sulla fascia, però sì, deve essere molto ben assistito da Seedorf, che ora gli giocherà a fianco. Lippi preoccupato perché sembra abbastanza serio l'infortunio a Kin, che abbiamo visto nel replay che ci ha proposto Franco Venditti, dolorante, si è portato la mano al ginocchio destro, attenzione, si rialza, però non c'è nemmeno bisogno della parella, fortunatamente. Mi appare sollevato anche Lippi, e la approfitta della pausa per dare istruzioni a Di Biagio. Kin con le sue gambe verso la panchina, mentre Seedorf ridà il possesso di palla sportivamente a Lecce, gesto sottolineato da applausi. C'è bisogno ancora di cure per Kin, una ferita ecco al ginocchio destro per il giocatore nato a Dublino l'8 luglio del 1980, ex Wolverhampton, Coventry. Piangerelli, corridoio per Vugrinez. Lucarelli, ennesimo pallone controllato di petto, spalla alla porta per far salire la squadra, ma è l'Inter che viene fuori con Blanc. Recoba, Juarez su Recoba, mentre Malusci segue Shukur in questa occasione. Palla che attraversa l'area piccola. È l'ottavo della ripresa, Lecce 1 Inter 0. Rimane in piedi Vugrinez sulla spinta di Cordoba. Colonnello, Vugrinez, forse con una mano blama, continua Vugrinez, a destra c'è Lucarelli, insiste Vugrinez, vede il compagno d'attacco che sbaglia la volée.
con il piatto destro. Occasione d'oro propiziata da un intervento fuori misura di Blanc, che non è riuscito a temporeggiare su Ugrinez, si è fatto saltare e ha creato una situazione di inferiorità numerica alla sua difesa. Lucarelli non è stato abbastanza lucido dal deviare un cross allettante da Ugrinez dalla fascia. Occasione quasi d'oro. Un eccesso di sicurezza è sembrato da parte di Lucarelli. Dopo il rimbalzo ha cercato di aprire questo piatto destro. Errore di Lucarelli, poco convinto. La difesa dell'Inter che era stata messa in seria difficoltà dalla percussione di Ugrinez con Lucarelli lasciato solo. Si è creata una situazione 2-1, Blanc a mio avviso doveva temporeggiare e non farsi superare, ha valutato male la traiettoria, peraltro è stato molto bravo Ugrinez a superarlo con un tocco di testa e si è presentato 2-1 contro praticamente il povero Córdoba, che ha dovuto giocare fare una scelta. Shukur. Partita che si conferma interessante come è stato nel primo tempo. Mi sembra che l'Inter abbia forzato il ritmo e gioca con maggior velocità, soprattutto la costruzione. Piangerelli che appare in difficoltà su Seedorf. Seedorf è un giocatore che quando gioca in queste zone di campo riesce a impostare l'uno contro uno, è pericolosissimo, e soprattutto Piangerelli andrebbe doppiato adeguatamente ed aiutato in queste situazioni in cui Seedorf lo punta palla al piede. Sempre Blanche sui rinvii, si prende cura di Lucarelli. Conticchio, Domorò, Di Biagio, un'occhiata prima di ricevere la palla per vedere se ci sono avversari in zona. Seedorf. Kim non ha poi avuto bisogno evidentemente della fasciatura, che non figura più intorno al ginocchio destro dell'irlandese. Di Biagio. I giocatori in attacco dell'Inter, soprattutto in questo frangente, Recoba e Kanchukur, sono troppo lontani dalla zona della palla e dovrebbero muoversi di più. Stavolta Piangerelli era stato ottimo nell'anticipo su Seedorf. Di Biagio. Córdoba. Più veloce di Conticchio, lo mette giù, calcio di punizione. C'è da sottolineare che c'è un principio generale che dice che le squadre, soprattutto grosse, diventano più vulnerabili proprio nel momento in cui perdono il possesso di palla. Su questo principio il Lecce sta impostando la partita contro l'Inter: rubare la palla, trovare la difesa dell'Inter aperta e buttarsi in spazi ampi con più giocatori possibili. È stato questo anche poi lo schema che ha portato al calcio di rigore, no? Con Blanc un po' in difficoltà. Perfetto. Lecce 1, Inter 0. Inter che ha raggiunto quota 41.000 abbonati. Sono tantissimi, ma lo scorso anno furono 52.610. Fu il record stagionale in Serie A. Inter che ha già ipotecato la qualificazione al secondo turno UEFA dopo la netta vittoria 0-3 in casa del Ricciotto. Ma non mancano le polemiche. Intanto esce Córdoba. Sì, momentaneamente fuori Córdoba. Recoba per la punizione. Colpo di testa è stato di Balleri. Juarez. Farinossi. Anche Lucarelli difende. Blanc. Non ci sono problemi, Piangerelli protegge Chimenti. Infortunio a Córdoba, movimento sulla panchina dell'Inter, ma Córdoba chiede l'autorizzazione a rientrare. Malusci. Si è visto pochissimo Vampeta. Andreani in questo inizio di secondo tempo non riesce a dare un'impronta decisiva, confermando le sue difficoltà a giocare in fascia, e invece servirebbe una presenza più continua e sicuramente più importante nella squadra per sfruttare l'aggiramento, mentre Vampeta si limita a tocchettare, a giocare quasi da fermo. Invece ci vuole un giocatore molto abile nella propulsione.
diciamo, svolge il compitino, serve sicuramente molto di più all'Inter, l'Inter di questo momento. Colonnello, Blanc. Seedorf in velocità, superato Piangerelli, è pronto Malusci, ma è partito il cross, deviazione forse con un braccio da parte di Malusci, ha chiesto, tenuto il calcio di punizione Seedorf. Ritornando al discorso di prima, ci si aspetta da Vampeta questo tipo di giocate, giocate rabbiose, giocate determinanti, giocate decisive, e quelle che ogni tanto con grande classe riesce a imporre Seedorf in certe zone di campo. È più un giocatore da centrocampo che da esterno, secondo me, anche se ha un passo molto lungo, molto propenso alla progressione. E poi naturalmente sulla tecnica non si discute. Malusci ha protestato perché sosteneva che il braccio sinistro era in quell'occasione aderente al corpo. Tanto Farinos, Colonnello. Balleri, Recoba. Può respirare la difesa del Lecce. Tutto l'aspetto dinamico molto importante, naturalmente la presenza di Conticchio, che peraltro è un giocatore che ha dato dimostrazione di sapersi anche inserire in attacco, a sorpresa. Abilissimo nel recupero palla, abilissimo nella zona difensiva, a copertura della difesa, è un giocatore molto... adatto a questo gioco, a impostare questo tipo di tattica. Farinos fermato, Lucarelli, Conticchio, Vugrinez irregolarmente su Cordoba. Abbiamo ancora visto una volta l'Inter, ogni volta che perde la palla si trova completamente aperta con dei giocatori fuori dalle posizioni vicine alla porta e quindi assolutamente battibile dalle azioni in verticalità degli avversari. Il presidente Moratti, tornato dopo la serataccia con l'Elsimo per vedere l'Inter di persona proprio contro il Lecce, aveva detto, dopo il lungo colloquio con la squadra negli spogliatoi, qualcosa non va dal punto di vista atletico. Ecco, tu ti senti di confermare questa impressione alla luce della prestazione di oggi? Non è stata un'Inter ferma totalmente. Io credo che le difficoltà degli allenatori che hanno avuto molti nazionali in giro per il mondo è che non hanno potuto lavorare su un organico preciso e quindi hanno lavorato su giocatori che arrivavano e partivano e quindi di conseguenza hanno bisogno di più tempo. E questa è anche la scommessa e la speranza di Lippi, che vuole far vedere ciò di cui è capace avendo però l'organico a disposizione. Indubbiamente una squadra cadenzata che non fa del ritmo e della rabbiosità una delle sue armi migliori, ma gioca su più cadenza. Di Biagio, Shukur non trova lo spazio per il tiro, cerca di dargli una mano Seedorf. Farinos, Recoba sinistro, abbastanza velenoso. Queste sono le giocate alla Recoba, spalle alla porta, stop, arresto, difesa della palla, torsione immediata, sinistro di interno, liftato e grandissime capacità balistiche. Così che va bene, bravo! Va bene così, dice Cavasin, la sua squadra in vantaggio. Conticchio, Colonnello. Chiesto la palla a Lucarelli, ha cercato di accontentarlo Colonnello, c'è stato il colpo di testa di Domoro. Balleri, Juarez, si era un po' distratto Balleri, ha tentato di recuperare ma ha messo in fallo laterale. Linea Beppe Capano. Dirti che Lippi, in occasione dell'occasione gol di Lucarelli, con una sola boccata ha fatto fuori il suo terzo sigaro. Da allora però è sempre in piedi, anche se in silenzio, un silenzio rotto solo poco fa per chiedere a Kin di stare più largo rispetto ad Akan Shukur. Forse c'era un'ostruzione ai danni di Kin, che ha anche operato un tunnel. Di Biagio, Viali, prima di Shukur, Balleri, Farinos, deviazione.
devono essere più nel vivo del gioco gli attaccanti dell'Inter, che aspettano solo le giocate in verticale, invece bisogna muoversi di più per costringere i difensori del Lecce a seguirli e quindi a creare spazi attaccabili anche da dietro. Più si sta fermi e più si consolida la difesa avversaria, che comunque invece andrebbe destabilizzata sul movimento. Van Peppe, Di Biagio, Farinossi, fa fuori Balleri che ritorna sul cross, Shukur, Recoba, Kim. Il traversone interessante, Viali, Colonnello, Di Biagio, Vampeta, d'esterno, troppo. Chimenti non perde tempo, va a cercare Lucarelli, Blanc. L'Inter spinge molto più a sinistra, perché a destra Vampeta non sostiene come Farinossi. Evidente che l'Inter spinge dove si muove Seedorf, e che è in questo momento l'unico giocatore in grado di canalizzare il gioco. Farinossi, Viali, buona la partita anche di Savino. Cartellino giallo, ammonito Piangerelli. Piangerelli era diffidato, scatterà la squalifica. Anche se con un attimo di ritardo fischia Rosetti, che forse ha voluto vedere lo sviluppo dell'azione. Angerelli, nato a Porto Recanati, sempre 1-0 per il Lecce, risultato che porterebbe il Lecce nei quarti di finale a sfidare il Parma. L'Inter deve sfruttare meglio queste punizioni laterali in virtù dei suoi saltatori, soprattutto del blocco di Blanc per Di Biagio, Domorò e Akan Shukur. Invece mi sembra che le traiettorie nascono male e quindi non hanno buon fine in centro area. C'è preoccupazione per sinistro di Recoba, basso, filtra la palla, poi la conclusione di Cordoba per il pareggio dell'Inter, 21 minuti della ripresa, Lecce 1, Inter 1. C'è stata una punizione rasoterra quasi sbagliata, ma da questa punizione sbagliata è venuto fuori un rimpallo favorevolissimo per Cordoba, che è stato peraltro attentissimo e determinato nella deviazione e ha battuto incolpevolmente Chimenti, che rapidissimo Cordoba ha trovato proprio l'angolo sul primo palo, grande rapidità, assolutamente incolpevole Chimenti, che ha visto la palla schizzargli davanti. Quasi mezzo a due avversari, Cordoba. Una giocata da flipper quasi. È una giocata anche quasi da attaccante opportunista. Cordoba dunque pareggia il conto, 1-1 all'andata, 1-1 finora qui allo stadio di Via del Mare. 22esimo, ora vuole il vantaggio l'Inter, Vampeta, Savino, prima di Shukur. Conticchio, intervento di Blanc, ha sbagliato però il controllo Conticchio, occasione persa, c'era Lucarelli, largo a destra, partita sempre intensa. Domorò, Kim, vicino c'è Farinossi che va in sovrapposizione, cross di Kim, Viali, Balleri, che pare un po' stanco anche lui, ha dei limiti. Ma tutta la squadra mi sembra abbastanza provata fisicamente, adesso anche psicologicamente dopo il gol del vantaggio, che invece ha galvanizzato l'Inter, ovviamente. Juarez, rinvii
sperando di pescare Lucarelli. Cordoba ancora giù, linea Beppe Capano. Sta per entrare in campo Bedin nelle file del Lecce, mentre è a terra l'interista. Cordoba l'autore del pareggio. Oriali e Lippi. Pronto Bedin, che fu titolare nella gara di andata, utilizzato peraltro in un ruolo non suo, in marcatura, lui che ha altre caratteristiche, vero Sandriani? Sì, Bedin è un giocatore che conosco perché ha fatto il settore giovanile del Padova, ragazzo interessantissimo, di grande prospettiva, è un mediano mezzala a tutto campo, un centrocampista completo che sa interpretare bene le due fasi sia di interdizione che di soprattutto recupero palla e rifornimento per le punte. Si è protetto Lucarelli, ma ha usato il gomito anche su Cordoba. Aveva subito un colpo, poi ha segnato il movimento di Serato. Nuovo a terra Cordoba, intanto Lippi dà indicazioni a Sedov. Il primo esonero della carriera di Lippi avvenne dopo una sconfitta a mezz'ora di automobile da qui. Brindisi-Siena, lì per l'allenatore del Siena, 1-0, era il gennaio dell'87. Lippi con la Juventus in 5 stagioni, 3 scudetti vinti, una Champions League, una Coppa Intercontinentale, una Supercoppa Europea, una Coppa Italia, 2 Supercoppe di Lega. Niente male, eh? Sì. Anche questo non ci sta nella pagina. Sì, lo dicevi anche a proposito di qualcun altro, mi pare, vero? Di Capelli. Sedorf, palla a metà strada fra Shukur e Recoba. Balleri, Lecce in attacco anche in superiorità, allarga Piangerelli ma molto per Lucarelli che si gira, cross, arriva a Conticchio anticipato da Blan. Mal sfruttata questa occasione della squadra di Cavasini. Un 3 contro 1 buttato via con grande precipitazione, senza razionalizzare il momento. L'Inter, e c'è il vantaggio con Keane, proprio lui, l'irlandese. Capriola, l'abbraccio con Sedorf, ha ribaltato tutto in pochi minuti la squadra di Lippi. Ma soprattutto ha sfruttato uno dei pochi momenti in cui il Lecce si è presentato con 3 giocatori fuori dalle linee difensive, e quindi c'è stato un contropiede dell'Inter che è riuscito quindi a essere decisiva nella verticalizzazione per Keane, che è stato bravissimo a presentarsi davanti al portiere e questa volta anche freddissimo nel superarlo con un esterno destro di rara efficacia. Era in ritardo Savino, ne ha approfittato Keane. Non sono moltissimi i tifosi dell'Inter presenti qui allo stadio di Via del Mare, ma hanno avuto occasioni di festeggiare 2 volte in pochi minuti, peraltro espongono anche uno striscione. Auguri Ronaldo, il 22 di settembre ha compiuto 24 anni. Lecce 1, Inter 2, capovolta la situazione. Ma soprattutto bellissime queste situazioni di calcio, quando il Lecce ha avuto un 3 contro 1 per sfruttarlo e l'Inter nell'azione susseguente è riuscita ad andare in rete. È una partita viva e adesso il Lecce è costretto a cambiare il suo atteggiamento, ha ancora 20 minuti per recuperarla, deve però far 2 gol. Peraltro l'Inter stava giocando in 10 perché Cordoba no, doveva ancora recuperare il frangente in cui è avvenuto uno degli episodi più salienti di questa partita. Non è finita, in avanti anche Vampeta, in una delle poche occasioni in cui l'Inter ha trovato campo davanti, ha trovato spazi larghi, è riuscita a sfruttarli perfettamente. E Lecce a questo punto ha bisogno di 2 gol, perché il 2-2 sarebbe a vantaggio dell'Inter con più reti segnate in trasferta. Linea Beppe Capano. Sì, volevo dirti che in pratica Sedo ha subito messo in atto quello che Lippi qualche istante prima le aveva raccomandato, e cioè di andare in profondità e cercare chi. Attenzione ancora, scusami Beppe, c'è Recoba in avanti, attacco dell'Inter. Recoba ha provato l'assist per Shukur, ha capito tutto Chimenti, vai pure Capano. Sì, stavo dicendo, ricorderete che poco prima del gol Lippi aveva chiamato a sé Sedo e gli aveva appunto detto di andare in profondità e cercare gli inserimenti veloci di Kim o di Recoba. Detto fatto. Detto fatto. Conticchio che conferma la sua capacità anche in fase d'attacco, inserimenti spesso a sorpresa di questo centrocampista che però sa vedere la porta.
Partita bellissima, Sandreani. Sì, ma adesso l'Inter troverà campo aperto davanti, quindi a dimostrazione delle sue caratteristiche riuscirà a impostare le verticalizzazioni che sono magari il piatto forte delle sue caratteristiche tattiche. Seedorf trattiene Vugrinec, sempre in piedi Kavasin, ma stesso discorso vale per Lippi in questo secondo tempo. Savino. Vampeta lo aspettava proprio lì. Il gol di un difensore ha avviato la rimonta dell'Inter, poi completata da Kim. Ed ora la qualificazione pende dalla parte dell'Inter. Linea a Capano, ancora un cambio. Sì, serena per l'Inter. Fuori a Can Shukur, dentro Serena. Si blinda un po' Lippi, Andrea. Ora l'Inter tornerà a giocare a 4 con Serena sulla linea dei difensori a sinistra, due punte rapide per sfruttare il contropiede, Recova portato insieme a Kin a giocare in avanti. In questo momento Kin, l'autore del gol del vantaggio a sinistra, Recova. 18.785 gli spettatori paganti per questo Lecce-Inter, incasso superiore ai 429 milioni. Cordoba, Blanc, cosa deve fare il Lecce adesso, Sandreani? Deve giocare contro la sua natura, cercare di avanzare col baricentro, non può più impostare la gara che aveva predisposto prima della partita. Prova intanto Recoba e la palla in rete, la magia mancina di Alvaro Recoba. Lecce 1, Inter 3 addirittura. Sono tre colpi micidiali per il Lecce nel giro di 5-6 minuti, partita che l'Inter è riuscito non solo a recuperare, ma adesso sta venendo fuori alla grande. Lecce quasi disorientato e sconcertato da questa tripletta simultanea dell'Inter e squadra in grande difficoltà. È apparso un po' sorpreso Chimenti, peraltro il tiro era molto angolato, palla a girare, la voleva mettere proprio lì Recoba. Queste sono le sue giocate, grandissimo piede mancino, grandissime capacità balistiche, quando si libera sui 20 metri diventa devastante. Ed ora tocca a Osorio questa mossa di Kavasin. Osorio al posto di Viali. Siamo al 31esimo del secondo tempo, il Lecce aveva concluso il primo in vantaggio per 1-0, ora è sotto 1-3 qui allo stadio di Via del Mare. Linea Capano. Lippi impassibile sugli altri due gol, stavolta si è emozionato, braccia al cielo e poi un applauso per Recoba. Recoba che era stata la sua mossa all'inizio del secondo tempo. Vugrinec. Conticchio va giù, punizione. Tante emozioni, tanto agonismo in questo Lecce-Inter, bella partita. Ottima partita, grande spettacolo, ma soprattutto credo che l'Inter alla distanza ha saputo confermare la bontà del suo organico sotto l'aspetto tecnico. Ora c'è stata, Sandreani, la risposta all'interrogativo che ci eravamo posti nel primo tempo: reggerà il Lecce a questi ritmi per tutta la partita? E infatti c'è stato un grosso calo tra la fine del primo tempo e quasi tutta la ripresa. Per giocare a questi ritmi credo che ancora in questo momento della preparazione è troppo presto. Comunque niente da dire, il Lecce è comunque una squadra che ha fatto due buone gare. Vugrinec è la sua posizione, Vugrinec fuori, bersaglio. Davor Vugrinec, 25 anni, Lippidiani ne ha 52. Rivediamo la punizione di Vugrinec, arrivato dal Trabzonspor, squadra turca, dove ha segnato 29 gol in 85 partite, 7 presenze e 3 reti in nazionale per Vugrinec. Sandreani, il Lecce non ha più Sesa e a Vugrinec, ci ha guadagnato? Ma questo sarà il campionato che ce lo dirà, ma soprattutto vedremo se il giocatore continuerà a giocare così. Sicuramente è stato un affare sotto l'aspetto economico e quindi la contropartita tecnica mi sembra perfettamente adeguata.
Kane, gol importantissimo, calciato di esterno destro, sfruttando il ritardo di Savino, bruciando sull'uscita Chimenti. Ha confermato le doti di contropiedista che tutti conoscevamo. Quando trova campo aperto, Kin è un giocatore importante. Un pochettino più a disagio nel breve e nello stretto, perché ancora manca del necessario mestiere e delle necessarie malizie per giocare il calcio italiano. Situazione ormai disperata ai fini della qualificazione della Coppa Italia per il Lecce. Si ferma Juarez. Malusci verso Chimenti. Malusci. A Lecce Lippi da allenatore non ha mai pareggiato. 4 vittorie, 3 sconfitte. Questa sarebbe la quinta affermazione. Non c'è moltissimo da giocare ormai. 34 minuti sono passati nella ripresa. L'Inter ha vinto 3 volte la Coppa Italia, 4 volte ha perso in finale. Si è confermata alla fine, intanto intervento di Seedorf su Osorio. Su Bedin, chiedo scusa. Biondo Bedin. Spinge Seedorf. Ancora una punizione, la distanza è maggiore rispetto al precedente tentativo di Bugrinez. Sembra voler provare lo stesso Bedin. Anche Lucarelli. Bedin, potenza, deviazione in barriera, Rossetti concede il corner. È un buon tiratore, è un giocatore che colpisce molto bene la palla di collo pieno, ha abbastanza potenza ma soprattutto ha forte coordinazione. Balleri. Si urla in area di rigore dell'Inter. Una chance proprio per Osorio. Palla fuori. Deviazione di testa. Difesa disattenta, troppa sufficienza. L'Inter non deve sentirsi già qualificata, anche se manca poco, e ha un grandissimo vantaggio. Osorio, occasione importante sciupata al Meazza per l'argentino. Ora aumenteranno i rimpianti per il Lecce per quelle palle gol non sfruttate nel finale della gara d'andata, Sandriano. Ma soprattutto anche stasera ha avuto una situazione di 2 contro 1 e di 3 contro 1. Con il risultato sull'1-0 che poteva essere decisiva. E nel calcio queste cose ci si ricorda sempre dopo. Il velo di Lucarelli. Blanc. Farinós. Juarez. Qualificazione che sarebbe importante anche per il modo in cui viene ottenuta, in un contesto in cui tante polemiche, tante contestazioni avvolgono tecnico e giocatori. Mi sembra che l'Inter ne è venuto fuori a testa alta, in un ambiente difficile, ha sofferto per i primi 20 minuti di gara, ma dopo credo che piano piano, con le sue cadenze, con il suo gioco, ma soprattutto con molta sicurezza, è riuscita a venirne fuori da buona squadra. E Lippi avrà bisogno di lavorare con serenità, con un gruppo di giocatori ormai fisso, non ci saranno più partenze ed arrivi, e dovrà gestire un traffico molto più limitato e quindi poter lavorare anche sotto l'aspetto atletico con grande cura. Ecco, interpellato sul clima di contestazione, Lippi ha detto: questo clima non fa altro che caricarmi di più. Sì, perché Lippi è un agonista. Sono convinto che possa venire fuori anche... Non getta la spugna. No, ma un organico di grande classe. Una volta sistemate certe situazioni, io credo che l'Inter possa fare un buon campionato. Juarez. Bugrinez. Intervento su Osorio. Blanc. Vuole qualcuno per
passaggio agevole Vampeta. Sai, è una squadra difficile perché va inquadrata tatticamente, ci sono dei giocatori che sono polivalenti e vanno inquadrati, questo è uno. Vampeta. Tanto Vampeta per la conclusione di Recoba. Cino si è sentito, chiede scusa Recoba, e questa è stata una giocata degna della fama che ha accompagnato Vampeta, no? Sì, ma questo giocatore, questo tipo di giocate le deve fare quando la partita è viva, non quando la partita è ormai morta. Piangerelli, 38 minuti della ripresa, Lecce 1 Inter 3, tutta nerazzurra la ripresa. Questo è un giocatore per me formidabile, Clarence Seedorf è un altro giocatore difficile da inquadrare tatticamente, ma una volta che è inquadrato è un giocatore di livello internazionale, sa far tutto, è un giocatore che sa rifinire, che sa creare superiorità numerica a palla al piede, e come tutti i giocatori di grande talento e fantasia chiaramente non ha una collocazione molto caratterizzata tatticamente, il compito dell'allenatore è trovargli la migliore, e siccome nell'Inter ce ne sono 2-3 di questi tipi di giocatore, sarà Marcello Lippi che troverà l'inquadratura tattica migliore per sfruttare le caratteristiche dei singoli. Poi basta anche vedere quanto e cosa ha vinto Seedorf nella sua carriera. Altra pagina. Altra pagina, sì. Una Coppa d'Olanda, due campionati olandesi, tre Coppe dei Campioni, una Supercoppa olandese, un campionato spagnolo, una Supercoppa spagnola, un Intercontinentale. Gira pagina. Poi è un giocatore che è anche molto duttile, sa difendere come in questo caso, sa ripiegare, sa giocare anche per la squadra. Ecco, Seedorf Sandrani è un giocatore che è tornato nella realtà del calcio italiano dopo l'esperienza a Genova con la Sampdoria, era molto giovane all'epoca, poi maturato alla grande con Real Madrid. È una buonissima il primo anno con Real Madrid e poi è andato in rotta di collisione con lo staff tecnico. Io ho avuto la possibilità di seguirlo molto in allenamento a Real Madrid e appunto so apprezzarne la qualità. È un giocatore che però deve esaltarsi giocando, trovare il giusto ambiente che sappia accompagnarlo e anche motivarlo. Deve sentire la fiducia intorno a sé. Sì, è molto psicologicamente fragile e si abbatte facilmente. Un altro dei talenti forgiati, no, dal grande vivaio dell'Ajax. Sembra tutto facile adesso per l'Inter. Sì, la partita ormai non ha più senso, l'Inter è padrona del campo, il Lecce ha dato tutto, ma va applaudito per quello che è riuscito a mettere in questi 180 minuti. È una squadra viva, una squadra tosta, che sicuramente saprà far soffrire molti avversari. Ecco, che dimensione puoi disegnare per quanto riguarda il Lecce in campionato? È una squadra che parte con l'obiettivo della salvezza, sono convinto che potrà farcela se manterrà questo spirito, questa grande dedizione alla causa, e che è la forza di questo gruppo e dell'allenatore che sta guidando questi giocatori cercando di infondergli quello che è il suo carattere. Ecco, come organico Lecce secondo te ha bisogno dei rinforzi che va cercando, come abbiamo sentito il presidente Moroni sul mercato? Il presidente Moroni ha parlato di completamento dell'organico, quindi non cerca da quello che ha detto delle prime scelte, ma soprattutto ha bisogno di avere più alternative da dare al tecnico. Mi sembra che per quelli che sono i suoi obiettivi Lecce abbia un organico degno, soprattutto con l'acquisto di questo Vugrinec, che per me è stato una sorpresa. Eccolo Vugrinec in azione, trova il corridoio Lucarelli, ma c'è una segnalazione di fuori gioco. Niente da fare per Lucarelli. Però abbiamo visto l'intuizione, sì, la fantasia di questo giocatore che ha verticalizzato dopo aver fintato il passaggio laterale per Balleri, invece è andato a servire sul movimento il compagno. Queste giocate sono giocate da grande giocatore. Un giocatore di classe. Di fantasia, e unisce anche un tipo di adattabilità tattica a varie situazioni che può essere importantissimo per una squadra come il Lecce.
Recoba, scatenato in questo secondo tempo. Malusci. Lucarelli da lontano chiude troppo l'angolo di questo suo destro. Vedresti per Lucarelli una grande del calcio italiano? Per le sue capacità sì, è ancora però un giovane che deve crescere, credo sotto l'aspetto caratteriale. È ancora un po' discontinuo, ma ha grandi limiti di miglioramento, grandi margini. Blount ora può fare anche un po' d'accademia all'Inter. Vampeta, una trasferta qui a Lecce che rigenera l'Inter, necessaria in un momento di grande difficoltà, necessaria sotto l'aspetto psicologico. È una boccata d'ossigeno importantissima per la società, per l'ambiente, per la tifoseria, per la squadra. Aria nuova a Piano Gentile dalla prossima settimana. L'Inter si presenterà ai blocchi con un'altra determinazione e un altro spirito. Abbiamo parlato del Lecce, per quanto riguarda l'Inter cosa puoi dire in prospettiva campionato? Dove la collochi nel tuo ranking? Ma subito a ridosso delle favorite, ma con la possibilità di entrarci, vista la bontà dell'organico e la sua capacità tecnica in generale. Solamente che dovrà essere inquadrata tatticamente, come dicevo prima, al fine di sfruttare le caratteristiche dei singoli che sono meravigliosi. Farinossa, ferma Recoba, Seedorf. Vampeta, Di Biagio. Non dimentichiamo che quest'Inter ancora è priva di Vieri. E non solo. A parte Ronaldo, ma Vieri è giocatore di livello. Zona recupero, Recoba. Saranno 4 i minuti di recupero. Andremo oltre le 19:22 che c'erano state date come limite, quindi chiedo alla regia istruzioni per un'eventuale battuta a caldo che potrebbe raccogliere Beppe Capano a bordo campo. Si fanno comunque sentire i tifosi del Lecce che hanno sperato in una prestigiosa qualificazione dopo la gara d'andata e dopo il primo tempo. Bedin, un destro da dimenticare. Ballotta. Ma c'è ancora un cambio. Colombo al posto di Kin. Fondamentale. Suo il secondo gol dell'Inter dopo la rete di Cordoba, prima di quella di Recoba, ma è stata la rete del vantaggio, è stata la rete, l'episodio che ha sbloccato la partita e l'ha soprattutto indirizzata, e Kin ha avuto il merito di essere decisivo in questo episodio. Balleri, un destro dalla distanza fuori, sempre generoso Balleri. Linea Beppe Capano. Volevo sottolineare che il fatto che il pubblico leccese continua a incoraggiare la squadra significa che non ha nulla da rimproverare, perché questo è un pubblico molto caldo ma anche molto severo. Quando c'è qualcosa che non va fischia e fischia di brutto. Si è nota anche la competenza, no, del pubblico leccese. Cavasina ha interrotto la sequenza d'ascensore, per così dire, no? Si sale, si scende nelle ultime annate del Lecce. Lecce che invece è rimasto in Serie A e alla grande, e ora si accinge ad affrontare questa nuova avventura nella massima divisione, sapendo che ci sarà da soffrire ma con fondate speranze. Sì, e con una determinazione di squadra e una consapevolezza dell'ambiente che la Serie A è un bene importante per questa città. Primi impegni di campionato,
l'Inter a Reggio Calabria in casa della Regina e il Lecce a Perugia. Subito uno scontro tosto. Vugrinez aveva capito il pericolo di Biagio, ma palla fuori per l'attaccante croato, alto 1,80 m. Ancora pochi secondi, poi cederemo subito la linea, non prima di aver sottolineato che l'Inter si è qualificata per i quarti di finale della Coppa Italia. Inter-Parma, bel confronto. Lucarelli nel primo tempo dal dischetto, rigore concesso per intervento su Balleri. Poi nella ripresa Cordoba, Kim, Recoba. Linea Beppe Capano. Vai Beppe. Buonasera Lippi. Penso che finalmente un sorriso in diretta all'Italia interista si può fare stasera. Un sorriso in diretta? All'Italia interista si può fare. Ah, no, la partita è stata buona. La partita è iniziata subito con l'handicap. Ce lo siamo cercati noi, abbiamo fatto un paio di errori, abbiamo preso il rigore e poi abbiamo giocato, abbiamo costruito tanto, concluso tanto, una partita che abbiamo meritato di vincere ampiamente. Già nel primo tempo? Non sì, già nel primo tempo, sì. Ma ha detto a Seedorf di andare più in profondità e di dare la palla gol a Kim poco prima del gol? No, non gli ho detto nulla, no. Buonasera. Bene, è tutto per questa telecronaca dallo stadio di Via del Mare. Grazie a Beppe Capano, a Mauro Sandreani, a tutti voi per l'attenzione.